Di casa con V. Piero, ciao! Ma che bella maglietta! Con il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Mamma mia, stupendo! Io adoro Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi io adoro il bianconiglio allo spiedo, però vabbè. Sei sempre il solito. Esatto, mamma, esatto. Dove sta la telecamera? Sta là. Bella, sta vero? Là. Guarda sì, quanto è bella. La telecamera punta là. Eccomi. Ma io sì, quello che voglio capire, perché a te fanno sempre il primo piano e a me no? Cioè, spiegatemelo dalla regia. Carmine, spiegalo tu a Piero. Piero, Carmine, oggi Carmine. È proprio... Cosa vuoi? Niente, Carmine, no, non preoccupare. Ciao, Carmine, ciao. Non è ciao, a te. Ciao. Oh, buon pomeriggio comunque. Buon pomeriggio soprattutto alle varie fans. Fesse qua. Cioè, ieri c'era la signora, ho incontrato e saluto la signora Ermanna che mi ha fermato nel supermercato. La saluto. Ha detto, la saluto anch'io. Niente, è venuta a salutarci in trasmissione insieme al marito. Mitica famiglia, mitica signora Ermanna. Complimenti, provi a richiamare anche oggi, provi a richiamare anche oggi. Ma soprattutto chi non è mai chiamato, chi non ci riesce, oggi arriva la fortuna con la mia imposizione delle mani, avrete la fortuna e ce la farete, oggi riuscirete a chiamare. Ed è poi periodo natalizio, quindi è periodo di miracoli. Esatto. Oggi c'è un miracolo. Qual è? Oggi accade un miracolo. Perché abbiamo tra noi Michele Grimaldi, eccolo, artista digitale, benvenuto. Oui. Perché miracolo? Buonasera, perché Michele buonasera. Grimaldi. Ciao, Michele. Ieri parlavamo di Giuseppe Petrilli, mm-hmm, no? Grande Giuseppe, che non è venuto in trasmissione perché ha detto io non parlo. Michele Grimaldi uguale, solo che la differenza è che Michele Grimaldi sta a Foggia, io lo conosco quando eravamo due bambini e quindi un bacino simpaticamente. Sì, sì, sì. Dammi un bacino. Dammi un bacino. Ecco, sì, quindi è stato preso di peso e messo qui collegato, infatti c'è l'Atax sulla testa. Sì, perché non vuole andare, non vuole parlare. Però ecco, Michele Grimaldi è nel nostro panorama culturale una delle colonne portanti, anche se lui è molto... è modesto, non lo dice, però ecco, lui è un artista digitale e sta mietendo tanti e tanti successi non solo nella nostra terra ma anche in Irlanda, pensate un po', in Irlanda, ma anche non solo in Irlanda, no, anche in America. No, magari no, in America no, c'è stata una proiezione, ma non è da considerare. Non dire così, perché stai sminuendo questa cosa. No, perché lui si sminuisce. Ci pensiamo noi oggi. Un attimo la telecamera e lo picchio, vabbè. Oh, lo sponsor di oggi. Prima sponsor. Ecco, visto che abbiamo la maglia rosa prosciutto cotto. Ah, no, pensavo ti riferissi alla mia, che vogliamo dire che è un'opera. È un'opera di Michele Grimaldi e il bianconiglio tratta da Alice. Da Alice, Alice. Sì, meraviglia. Sempre roba di maniale, Alice, il bianconiglio. Le Alice marinate sarà la prossima opera. Eccola qua, vediamo il bianconiglio di Michele. Lo sponsor di oggi è niente po' di meno che Ferrarini, che conoscete tutti, ormai è una multinazionale che si occupa non solo di prosciutto cotto, che è quello che oggi offriremo ai nostri telespettatori, ma anche di salumi in genere. Ferrarini, insomma, un nome, una garanzia, e oggi i nostri telespettatori, e per questo senti, si ammazzeranno, senti un po', vinceranno mezzo chilo di prosciutto cotto di alta qualità Ferrarini. Quindi iniziate a scaldare le vostre mani, fatele. Oh, ma quanto è bello questo rumore, crack. È bello. Devi preoccupare. Mi devo preoccupare? Sì, quando scricchiolano così, perché quelle scricchiolano. Io scricchiolo tutto. Stefania, ti sono vicina. Lo so, che ma fa. Oh, allora, c'è un videomessaggio. Voi sapete che molti dei nostri fans mm-hmm, ci mandano le loro foto. Ce n'è uno molto ma molto speciale che grazie a quel rompi di Tony, quello stalker professionista di Tony,
ha mandato un messaggio, è stato costretto a mandare un messaggio, vediamo chi è. Poggio. Ciao, sono Gianni Ciardo, scusate il termine. Amico di Tony di Foggia, saluto TV. La ConvTV. ConvTV. So che nei conviti si mangia bene, per cui auguri, buon Natale, buone feste e anche la Befana della signora. Buonasera, arrivederci, buona fortuna. E anche la Befana della signora, anche ah, la Befana. Che bello! Sì, dai, Gianni Ciardo, Gianni Ciardo. Sì, arriva, perché ogni tanto arriva dovunque Tony, praticamente. Sì, arriva, ma la cosa bella. Ma suggeriva Gianni Ciardo, no, dire, non penso, no? Non penso che si siano visti, sono Gianni Ciardo, l'avrebbe picchiato. Ah, okay. È bello che ogni tanto mi manda qualche video messaggio. Fai vedere, c'è il messaggio di Gino Longolini. Tony, ma chi è? Non conosci, è un artista famosissimo, conosciuto nel Nebraska. Tony, ma non sappiamo chi è. Cioè, per fortuna, questa volta c'era Gianni Ciardo, anche un'altra volta c'era il fratello di Ligabue. Ah sì, questa sì. Me la sono persa. Sì, sì, poi la settimana prossima ve lo mostriamo. Oggi il fratello. Oggi un saluto a Vanessa. Chi è Vanessa? Un'amica di Tony. Ah, oggi salutiamo Vanessa, un'amica di Tony. Ah, sì. Sì, ogni tanto ci propone. Possiamo far venire in trasmissione Vanessa? E che è un'amica mia. Vabbè. Non funziona proprio così. Oh, vabbè. Bene, salutiamo anche Tony. Proprio per questo, Tony ci sta simpatico? Ok, alla prima cena sociale Tony si siederà a fianco alla mitica germana. Poi voglio vedere se sta no, simpatico. No, tra me e te si deve sedere. Ah, no, io no, da una no, parte lasciami, e tu dall'altra. Lasciami. E di fronte metteremo Michele. Mi sembra sì. Giusto. Già sì, perché faccio parte del sociale. Io... Infatti, sì. Tutti siamo nel sociale. Tutti siamo nel sociale, è vero. Lavorando in televisione si è già nel sociale. Sì. Sì. Gioco forza. Per è vero, voi. È vero. Sto notando che non mi sono pettinata bene. Anch'io? Sto notando che non mi sono pettinato bene. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio. Sì, abbiamo rotto infatti. Il ghiaccio. E ora parliamo del nostro amico Michele. Sì. Michele Grimaldi, nativo di Foggia, ha studiato a Roma, è stato fuori per un periodo, ma è tornato a Foggia ormai da una decina d'anni. Ah, 15. 15 anni, ormai da una quindicina d'anni. Bello, un altro foggiano che torna a casa e rimane. Sì, bello, sì. mi piace. Sì, sì, è stato... Io comunque, se volete, se mi chiama qualcuno fuori Foggia, vado, cioè, non è un problema. È tornato e ha messo in pratica tutto quello che aveva imparato a Roma, anche se, devo dire, Michele, sin da piccolino, era già... un bambino prodigio, perché già sapeva disegnare. Io sono rimasto all'omino fatto col cerchietto e le bacchettine. Lui invece già disegnava delle cose fantastiche. Mi ricordo che probabilmente il tuo primo fumetto era dedicato a me. Scritto da te, tra l'altro. Scritto da me, dai, ma dedicato a me. Si chiamava Getta Russo dal treno. Raccontatemi questa storia. No, era una cosa... Vabbè, esiste ancora questo fumetto? Probabilmente l'ha conservato? Sì. Ce l'hai tu. Io non forse ce l'ho io, sì, forse ce l'ho io. No, perché non l'hai portato? Lasciamo perdere. Ma alla fine poi lo gettavano dal treno? Sì, ma credo fosse tipo una nonna. Sì, io facevo due personaggi, la nonna e il personaggio principale, vabbè, erano fantasie di bambini. Strano, un fumetto strano, aia. Sì. Forse dopo aver fumato qualcosa. Sì, come Samuel Taylor Coleridge, no? Coleridge fumava l'oppio e poi scriveva. Noi quel giorno evidentemente avevamo preso qualcosa. Sì, un'insolazione, dai, si dice così, un'insolazione. Ma parliamo di Michele. Michele che dalla matita, dal carboncino... dopo tanta e tanta gavetta, è passata a diventare digitartist. Che cosa significa digitartist? È una parola che fa paura. Sì, fa paura. Ciao, attenta bimba, fai la buona, se no arriva il digitartist. No, allora, innanzitutto io cerco sempre di prendere le distanze dalla parola artista, perché mi definisco più un illustratore. Ti definiamo anche perché, è quello che mi piacerebbe in realtà completare come percorso, perché... ho già illustrato dei libri, uno l'hai presentato tu recentemente. Certo. La parola artista, quindi per il momento lasciamola ancora da parte. L'arte digitale, io mi ci sono ritrovato da, credo fosse il 2009. Ho cominciato a farmi vedere un po' in giro, sono stato trascinato da un amico in una collettiva. E da lì abbiamo cominciato a farci vedere, a farci notare, a realizzare illustrazioni in digitale. Facciamo vedere la tua galleria, che è quella, sì.
che si trova a Foggia, vicino a Maria Grazia Barone. Via Michelangelo Ricci, 158. Sì. Ecco qui, ci sono delle immagini. È ancora in fase d'allestimento, sì, come si può vedere. È vero, ecco, però... Quella era Biancaneve, vero? Sì, Biancaneve. Sì, c'era Biancaneve. È stato il tema della mia prima personale, che ho fatto, credo, 2 anni Catwoman, fa. C'è Dylan Dog, c'è Wonder Woman. Sì, 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 esatto. Ce ne sono varie. C'è Superman. Oh, è questo. Ed eccola qui. Ed il bianconiglio è estrapolato da qui. Sì, esatto, esatto, esatto. Oh, tu non ti sei ispirato soltanto alle fiabe. Questa era una collettiva che parlava di fiabe. No, questa era, le fiabe fanno parte di Once Upon a Time, che è praticamente stata la mia prima mostra personale che ho fatto al Caffè Tra le Righe. Il curatore è stata ormai un'amica, Roberta Fiano. Che salutiamo. Che salutiamo. Proprio. E quindi il concept era proprio quello sulle favole, per cui ho portato 10 illustrazioni poi realizzate, ecco, su tela, stampate su tela. Stiamo facendo vedere, questo è il Cappuccetto Rosso, questo il Lago dei Cigni. I cigni selvatici. I cigni selvatici, no, non era la quotidiana, no, dei cigni, era l'opera. Questo è il Piccolo Principe. Principe. Perché non c'è il Piccolo Principe, ma c'è la volpe? Perché era andato al supermercato con me. Perché hai fatto questa scelta? Mi è piaciuto pensare al Piccolo Principe, ognuno può immaginarselo come vuole. Mm-hmm. Perché poi in realtà magari ognuno di noi è un po' il Piccolo Principe, da ricercare. È parecchi è parecchi sono da devono ritrovare un po' il Piccolo Principe. È vero, perché... consigliamo a tutti di leggere il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, anzi a te... Sì. Suggerì di regalare il Piccolo Principe, sì, no? Questa sì, è un'altra sì, cosa. Vabbè. Oh, poi abbiamo visto Pinocchio. Questo si chiama. Questo è tratto. Il titolo è quello di Baglioni, una canzone di Baglioni, Acqua dalla Luna. Acqua dalla Luna, ma nacque in realtà per festeggiare la giornata dell'acqua, credo ormai un paio d'anni fa. Sì. C'è stata questa. Questa cosa, questo evento, e mi sono divertito a realizzare questa illustrazione. Cioè non... Questa era Iole. Wonder Woman, ho visto. Sì, sì, poi c'è una Wonder Woman. Oh, questa è Alice. Alice. Questa è Alice. Facciamole vedere tutte. Che è una favola molto bella, quindi... La mia preferita, infatti. Ti poi ha uno stile molto particolare, uno stile molto particolare. Devo dire, proprio originale, perché si capisce subito quando un'opera è di Michele Grimaldi. Bisogna dirlo. Andiamo avanti? Carmen. Fine? No, fine. Ed eccola qua, la grande Gioconda. La Gioconda, che in realtà questo si chiama Donna Lisa. L'ho ribattezzata Donna Lisa proprio per giusto perché non dobbiamo mai prenderci sul serio. Esatto, quindi esatto. È stato più una cosa per divertirsi. Molto... Che però, se posso dire la mia, non voglio fare lo sgarbi della situazione, riesce a mantenere quel sorriso enigmatico tipico di Leonardo da Vinci. Ecco, perché poi la Gioconda alla fine... è nota soprattutto per questo sorriso enigmatico, non si capiva. La Gioconda ha partecipato anche a un contest internazionale, che è stato contest di Gioconde. Di Gioconde, sì, da tutto il mondo hanno mandato, ognuno ha mandato la propria Gioconda. Ah sì, quindi era riferito. Ogni artista ha mandato la propria Gioconda. Un altro mito. Questo è Dylan Dog, come vedete, dietro c'è questo è Nosferatu di Murnau, no? È vero? Sì, esatto, è una citazione proprio perché è riconoscibile, è un frame riconoscibile. È del quello film. Che mi piace di più, se posso dire, un po' da lettore dei fumetti di Sergio Bonelli. Poi ce ne sono altri da mandare, ecco qui, questo non c'entra. La suonatrice di liuto, questa l'abbiamo presentata a Vieste un paio di anni fa pure. Ricorda molto un dipinto di Tamara della Impiccica. Vagamente sì, però diciamo manteniamo sempre le giuste distanze, per carità. Questa invece è la ballerina, che secondo me è quello che è stato apprezzato un po' più da tutti. Io penso che tutti gli amici soprattutto, ma anche gli estimatori di Michele, si ricordino di lui per questo quadro che è ormai risale a 5-6 anni fa. Sì, no? sì, potrebbe essere il 2010, credo. Certo. Sì, è stato un altro, questo fa parte anche, se possiamo suddividere la mia carriera fase, in periodi. Le quattro fasi di Cavazzano. Esatto. Che è un disegnatore di Walt Disney. Ecco. Possiamo dividerla in una fase, questa fa parte di una mia prima fase in cui ecco l'elemento anatomico era molto più vicino alla realtà, invece adesso mi piace proprio andare a rielaborare. Adesso questo è più fumettistico. Sì, diciamo. Che diciamo è la dimensione che mi appartiene di più, è quello che mi piace di più fare. Per cui... Questa chi era? Veronzolo? No, questa ha partecipato
a una collettiva che si è presentata, che è stata presentata in Irlanda proprio quest'anno, quest'anno, nel corso di quest'anno, forse a settembre se non ricordo male. Io purtroppo non ci sono potuto andare. Ed è rimasta in Irlanda, infatti sono rimasto contento perché gli irlandesi apprezzano parecchio queste cose abbastanza. Beh, anche questi, diciamo, gnomi, elfi. Sì, che fanno parte della loro tradizione. Della loro tradizione. Cui, sì, invece qui diventa un po' più difficile. Oh. Questo è molto più romantico, diciamo. Sì, questa è la Serenata, vabbè, è facile indovinare il titolo. Sì. Questo l'ho chiamato Speranza, la Speranza, che comunque è sempre quella fiammella che arde. Ed è bellissimo. Oh, questo è nel salotto, di casa dei due miei amici che saluto, Pino e Matteo. Pino e Matteo. Ti saluto anche io. Ed è bellissimo perché, ecco, è bruttissimo dire che un quadro faccia arredamento, come pure è un'aberrazione scegliere un quadro in base all'arredamento di casa. Purtroppo è un'aberrazione, lo fanno, però purtroppo lo fanno. Si fa. Però devo dire, nel già bellissimo salotto di questi due amici, questo quadro è un tocco di classe, devo dire. Bello. Stacca posso bene. Dire anche che ben venga se una persona si avvicina all'arte anche perché vuole finire di arredare casa. Ah, questo è poco ma sicuro. No, però molte volte, per esempio nei mobilifici, si comprano i quadri perché hai comprato la camera da letto beige, ti metto questo quadro e poi sono strisce. Sì, cose. In effetti, di quello è un altro discorso. Questa non è Anna dai capelli rossi. No, non è Anna dai capelli rossi, l'ho chiamata, si chiama L'Altalena, ma semplicemente perché rappresenta un po' la vita e praticamente... diciamo che c'è la parte oscura della vita, no? che cerchiamo di allontanarla, ma certo. È comunque un'altalena, i periodi brutti arriveranno sempre, certo. Come ripasseranno, e quindi è l'andamento dell'altalena. Ebbene, infatti fugge dalla parte buia della parte del quadro. E questa, è e questa invece fa parte della mia seconda personale, sempre curata da Roberta Fiano al Caffè tra le righe, sugli eroi, quindi non soltanto sui supereroi, c'era Wonder Woman, Spider-Man, sono bellissime le eroine come le rappresenti, perché bisogna divertirsi, sì, ma perché evidenzi poi dei tratti, chiamiamoli così, anche di quei personaggi. Piero, non noti una certa rassomiglianza? Sì, no, infatti sei ispirata a te proprio, veramente. Wonder German si chiama. Sì, è vero. Abbiamo finito? Sì. Carmine, lo vedo poco attento. No, oggi Carmine è malinconico. Sarà malinconico. Fine settimana? Sì, perché la Roma ha perso. Ah, pensavo perché la non magica aveva ha perso. No. Facciamolo vedere dal vivo. Posso avvicinarmi? Posso tagliare la scena? Sì, che c'è. Oh, mi avvicino io. Guardate. Quanto fai è lo bello. Sgarbi della situazione. Sembro, mostraci quest'opera. No? Guardate, è bellissimo. Questo è su tela, ovviamente. No? Sono tutti stampati su tela. Realizzate al computer, ovviamente, poi stampate tutte. Io uso il mouse come un pennello, praticamente. Sostituisco certo. Quello strumento. Non so se riuscite a vedere, ecco, bravo Gianni Martino che zooma. Quanto è bello lo sguardo. Gli occhi sembrano guardarti ovunque tu ti muova, che è bellissima questa cosa. E poi il sorriso enigmatico, guardate, visto in immagine, visto dal vivo, è tutta un'altra cosa. Poi suppongo, io sono sempre, non sono, ripeto, un critico d'arte, che sia più o meno siano le stesse misure della Gioconda originale. Sì, sono esattamente le misure della Gioconda originale. Mi sono divertito a fare proprio questa cosa. Sai che sembri veramente Guzzanti nella Sembro? Trasmissione? È vero. No, che poi la Gioconda, dove sta? Ah, se ne andiamo? Vabbè, stavo qua. Eccolo. Scusate, passo di palo in frasca. E poi la Gioconda... E un altro è come andare a vedere la prima al Teatro Giordano per i foggiani. Molti che vedono la prima al Teatro Giordano, cioè non ce n'è uno che ci ha saputo dire sì, ma cosa hanno suonato? Tu hai visto, sì, Muti che ha diretto l'orchestra, ma cosa hanno suonato? Nessuno ha saputo dire. Oh, la Gioconda fa lo stesso effetto. Per chi va al Museo del Louvre, la prima cosa che dice una persona magari poco incline all'arte è: ma no, è così piccolo questo quadro, è vero, no? Tu ci sei stato a Louvre. Sì, ma no, è questo il... Infatti, perché tutti pensano che la Gioconda sia una cosa massodontica, invece è un quadro... Che misura è questa? 75x70? 77x55. Quindi più o meno è quello. Allora,
suscita un po', bisogna dirlo, cioè, ingenuamente, suscita un po' di delusione, perché c'è questa stanza immensa, un po' come la Merlettaia, che è 30-30 praticamente, sì, è vero. C'è questa stanza immensa, di fronte alla Gioconda c'è il quadro delle nozze di Cana, che è praticamente tutta una parete, sarà 4 metri per 4 metri, e di fronte c'è questa Gioconda che tu non riesci neanche a vedere bene, perché c'è una massa incredibile di gente, sì, però è affascinante, è assolutamente affascinante. Alle spalle della Gioconda però non c'è lo stesso paesaggio del Da Vinci, no? No, è un paesaggio uno strano, un paesaggio, la Gioconda pisciana. Garganico. Io ho una curiosità, perché questo cappello? Ma mi piaceva. Mi piaceva l'idea di dare un po' di colore in testa alla Gioconda. Donna Lisa, mi piaceva di mettere un po' di colore. Senti, l'originale aveva una fronte un po' troppo ampia. Non quindi mi insomma, diciamo che hai migliorato. Non la trovo affascinante così. No, ha migliorato l'originale. Ha migliorato, sì, secondo me anche. No, meglio di Da Vinci, meglio di Leonardo Da Vinci. Qual è la situazione? Posso fare una domanda prima di mandare la... Qual è la situazione dell'arte digitale in Italia? Cioè, come viene considerata? Madonna, che domanda marzulliana. Senti, posso darti quella che è la mia opinione in base a quello che leggo, ovviamente. Quello che comunque non ti so dare dei dati precisi. Io credo che in Italia la situazione sia ancora in fase embrionale. Ci sono dei movimenti artistici, ma sono diciamo delle piccole nicchie nelle quali devi cercare di entrare, perché ci sono alcuni illustratori digitali che... sono molto 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 bravi, anche già quotati. I paesi più attenti sono la Francia, e gli illustratori francesi sono quelli ai quali io mi ispiro maggiormente, e poi la Germania, l'Irlanda, basta andare un po' fuori dall'Italia. Basta in realtà okay. c'è una piccola galleria a Roma che diciamo promuove artisti digitali, e lì ancora non vado, andrò a bussare per vedere se riterranno interessante il mio lavoro. Insomma. Noi siamo certi che lo faranno. Infatti, sì. Che ore sono, Germany? Sono quasi e mezza. Allora, visto che abbiamo questo fantastico albero di Natale dei Puffi e abbiamo questa ghirlanda, ecco, non l'avrei mai detto. L'ho detto io, stai tranquillo. Natale si avvicina e i regali di Natale si possono fare, non è una cosa brutta, cioè si possono fare anche in farmacia, Non significa che stiamo augurando del male a qualcuno, ti regalo 30 gocce di Novalgina, no. Ci sono delle cose molto belle che si possono trovare in farmacia, soprattutto molto originali e devo dire molto utili, molto utili. Ce lo spiega Iole, al termine ci sarà la pubblicità, appena termina la pubblicità via alle telefonate. Ciao! Quante volte ci è capitato di acquistare a Natale un regalo poco utile perché fatto all'ultimo momento? Lo sapevate che anche in farmacia possiamo trovare il regalo giusto? Dottoressa, cosa possiamo trovare in farmacia che non sia un medicinale? Allora, noi in Farmacia Tartaglia abbiamo pensato per questo Natale delle idee regalo molto utili per la cura e la bellezza del corpo e del viso, sia per uomo che per donna. Per esempio troviamo queste confezioni dove troviamo prodotti per il maquillage, quindi rossetti, matite, smalti, rimmel, oppure cremine anti-age, e abbiamo pensato anche per l'uomo, quindi prodotti per la rasatura, quindi sia per la rasatura sia post rasatura, e anche bagnoschiuma e prodotti, come dicevo prima, per la cura del corpo. A Natale facciamo i regali ai nostri amici e parenti, ma possiamo accontentare anche i bambini? Certo che li possiamo accontentare, per esempio abbiamo questi simpaticissimi pupazzetti detti Wormis, che contengono delle microparticelle naturali al 100% che si riscaldano, quindi il bambino lo può portare con sé proprio per addormentarsi, perché comunque gli dà calore. Simpaticissimi questi animaletti, dottoressa, che cosa sono? Questi sono
degli apparecchi per l'aerosol ideati proprio per i bambini. Infatti questi richiamando il gioco, questi apparecchi richiamando il gioco invogliano i bambini a fare l'aerosol che altrimenti non farebbero volentieri. A parte questi animaletti, c'è anche l'aerosol che ha un computer didattico proprio per i bambini. Ricordiamo che questi aerosol comunque hanno un'ottima tecnologia a pistone che garantisce quindi un ottimo, un giusto flusso d'aria e una giusta frammentazione del farmaco per il raggiungimento anche delle basse vie respiratorie. Ricordiamo che le patologie delle basse vie respiratorie sono proprio quelle più difficili da trattare. Abbiamo altre idee regalo, dottoressa? Sì, abbiamo gli spazzolini elettrici per bambini, per questo delle principesse per esempio, per una corretta e profonda igiene orale. In più abbiamo anche il termometro auricolare per la misurazione della temperatura dei bambini. Sappiamo che è molto difficile infatti misurare la temperatura ai bambini molto piccoli e ai neonati, e questo ci permette proprio di ovviare a questo problema perché è molto semplice e facile insomma da utilizzare. Ci sono altre idee regalo, dottore, che possiamo fare? Certamente, per in casa è sempre una buona abitudine avere apparecchiature sanitarie per la misurazione della pressione che siano di buona qualità. Devono essere innanzitutto validate clinicamente, testate in ospedale, di una marca riconosciuta per poter dare un risultato riproducibile e anche diciamo confrontabile con i risultati che voi potete avere presso il vostro medico. Un'altra bella idea regalo può essere quella dello spazzolino Oral-B, con questo riusciamo a rimuovere la placca, insomma ad avere tutta una serie di funzioni che il semplice spazzolino manuale non riesce ad avere. Dottore, so che voi fate anche trattamenti estetici. Sì, quest'anno ci siamo fatti in tre per poter avere per potervi dare anche delle idee regalo interessanti. Potete tranquillamente avere un trattamento anche in una in un'unica soluzione facendo una carta regalo, un buono regalo, quindi la persona che vuole regalare un trattamento può venire qui da noi e verrà rilasciato un buono regalo che verrà speso dalla persona amata. Quindi ad esempio un'ottima idea potrebbe essere un trattamento di ossigeno dermoinfusione, che è trattamento al viso i cui risultati sono visibili anche già dalla prima applicazione. Poi sarà a cura della persona che ha ricevuto il regalo voler proseguire. Oppure possiamo anche avere delle idee regalo con la cosiddetta cartoleria botanica. Abbiamo la possibilità di far regalare dei calendari, delle card, stampe, tutte quante ispirate al mondo del naturale che ci caratterizza. Dove vi possiamo trovare, dottore? Ci siamo fatti in tre anche per i vostri regali, quindi presso le nostre sedi della farmacia Tartaglia qui in via Imperiale, farmacia De Perna in via Masi e farmacia Ronga Tartaglia in via della Repubblica. Bene, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo argomento. Supermercati Convi, la differenza in evidenza.
Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Mozzarelle secche, 4 torri. Could never buy this girl quite enough. It will be tough. Chi 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 ale ale chi chi di 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 la di da di da hey chi 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 ale ale chi chi di 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 la di da di da teo chi cha te tolpe di 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 la di da di da hey chan gendar mai upre. Il nostro amore per la terra è capace di trasformare i sacrifici in frutti. Stavamo pensando a queste pubblicità e volevo salutare Colombiano, la donna che fa la voce di Colombiano, la mitica, saluto anch'io, la salutiamo, Colombiano, accidentate. Ma non fare così, vi abbiamo dato il via alle telefonate, mi raccomando, l'abbiamo dato, sì, abbiamo dato subito dopo la pubblicità. Mica c'è già una telefonata? No, no. Allora, tu stai dicendo una cosa a proposito del Giordano. Sì, sì, no, che ormai, cioè, visto il riscontro che ha avuto l'intervento del nostro consiglio comunale al teatro, ormai mi aspetto delle cose belle per quanto riguarda la cultura a Foggia, visto l'interesse verso... Assolutamente, che ne pensi, assolutamente. No? La cosa, dicevo l'altra volta... Avremo la cosa... più spazi noi artisti per esibirci, per fare qualunque cosa. Vai tranquillo! Lo diciamo ieri, non mi ricordo, la cosa bella è stata che Muti a un certo punto si è girato, non, è vero, e ha detto, sapete, sì, l'applauso si fa al termine, non si fa subito, perché non è il circo, venghino signori, venghino! Il peccato è che magari i veri estimatori erano fuori al freddo a vedere il maxi-termo. Sì, questa è stata la cosa brutta. È vergognoso perché su un maxi-termo la musica non si sente, quindi eri là anche per farti vedere, insomma, c'è una... A Foggia c'è più il io ci sono e quindi la mi faccio vedere. La purtroppo sì, purtroppo sì. Purtroppo c'era. È così, purtroppo è così. E poi ci si lamenta perché la gente va via per fare cultura, la gente va via per fare arte, come stanno facendo tanti artisti. Ma tu, parliamo di te. Parliamo perché di te. Vai? Chi vuoi raggiungere? Perché non te ne vai? Chi vuoi raggiungere con i tuoi lavori? Chi voglio raggiungere? Sì. No, a me piacerebbe, inteso come persone da raggiungere. Certo. Nel senso, a me piacerebbe raggiungere
quanta più gente possibile. Infatti a me l'idea dell'arte chiusa in un museo non mi piace tantissimo, anche se effettivamente è bello avere un luogo dove c'è un'esposizione, che secondo me l'arte deve essere fruibile da tutti. Certo. Molto, e soprattutto vabbè, io nei miei lavori, che sono maggiormente delle illustrazioni, cerco di non fare dei lavori che con un'enorme concettualità, cioè la gente che viene a vedere le mie mostre me l'ha sempre detto, questi sono i quadri più rilassanti, perché giustamente già sanno che cosa stanno guardando, quindi non devono andare a impazzire per capire che cosa era venuto in testa all'artista in quel certo, momento. È vero. Sì, è vero. Anche perché ci sono delle opere, scusatemi, però permettete, che fanno, sono ridicole. Se voi andate al MoMA o se andate al Centre Pompidou a Parigi, ci sono delle opere, scusatemi, magari qualche purista mi dirà che sono un profano, sono un blasfemo, però ci sono delle opere che sono delle cazzate mostruose. Cioè, diciamo, c'era un'opera, non mi ricordo di chi, al Centre Pompidou. Crudo, no, lui è crudo, dovessi conoscerlo. Cioè, c'era un'opera che era un quadro bianco e c'era scritto bianco. Ma cosa voleva rappresentare quel niente quadro? Perché non ce l'aveva neanche pittato sopra, era solo la tela bianca. No, ma in realtà l'artista aveva pensato magari che ne profondo. No, ma sì. Chissà, magari era un milanese e è uscito di casa la nebbia, ha visto la nebbia e quindi sì. Era quello sì. Che vedeva dal balcone. Vabbè, di casa. Vabbè, evitiamo di entrare nel blasfemo, perché magari c'è veramente qualcuno che poi ci buttiamo in cose allora. Dalle quali non sappiamo uscire. L'autore di questo quadro tutto bianco, che era la tela, cioè ha comprato la tela all'Ipercop e l'ha messa lì. No, vabbè, non si può sentire all'Ipercop. E così, giù, ha comprato la tela bianca. Allora, l'autore, noi ci scusiamo, ci spieghi che cacchio significa un'opera del genere? Perché io non l'ho capito. Oh, io non l'ho capito, posso non capire? No, ma ci sta tu. C'è la mia. Ecco, c'è la telefonata. Eccola, no, la sua opera. Ecco la sua opera, guardate l'opera. Ma quello è un pezzo d'arredamento. Carmine. Quello è un pezzo d'arredamento, è utile, no? Sì, ti pare? Sì, no, è proprio il bianco. No, Carmine... Ma si vedeva. Invece le tue di opere come nascono? Senti, principalmente. C'è una telefonata. Okay. Taccio. E fate drin drin, però. Infatti, se no. Drin, ora sì, pronto. Pronto. Salve! Buon pomeriggio! Salve. Come si chiama, bella signora? Allora, sono Ivana da Foggia. Ivana da Foggia! Benvenuta! È la prima volta che ci chiama Ivana da Foggia? Sì, sono contentissima di aver preso anche la linea. Anche noi, finalmente, facciamo un applauso a Ivana da Foggia! Brava, Ivana! Siamo contenti, anche noi! Complimenti per la vostra trasmissione! Grazie! Mille. Le stanno piacendo i quadri di Michele Grimaldi? Deve dire sì. Sì. Brava signora, bravissima. Allora, le facciamo una domanda molto semplice. Lei di arte se ne intende, signora Ivana? Non tanto. Però è semplice. È facile. Dove si trova il celebre dipinto della Gioconda? Nella Cappella Sistina a Roma, agli Uffizi a Firenze oppure al Louvre a Parigi? Al Louvre a Parigi. Bravissima, esatto. C'è mai stata al Louvre, signora? Sì. C'è mai stata al Louvre? No. E a Parigi, Euro Disney? No, io ho paura sia dell'aereo sia della nave, ho paura. Signora, io sono andato in viaggio di nozze a Parigi col treno. È bellissimo. Mia moglie è stata felicissima, soprattutto, di fare 800 ore di treno. Va bene, signora, complimenti. Ha vinto mezzo chilo di prosciutto cotto alta qualità Ferrarini, che potrà ritirare già da domani al Convidi via Mastelloni. Però, signora Ivana, se la fa una foto quando ritira il prosciutto e ce la manda? Sì, senz'altro. Ce la può mandare alla mail televisione@convi.it. Va bene? Sì, la ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Buon Natale. Grazie anche a voi tutti. Che bella voce, grazie. Che bella voce. Soprattutto era contenta, si sentiva. Sì, resti in linea. Sì. Ok. La maglietta. Dicevamo, come nascono le tue opere? Allora, normalmente nascono da un bozzetto fatto a matita su un foglio o anche quindi da nascono sulla carta. Sì, nascono da, sulla nascono nuda sulla, carta. Sulla carta, sì, un bozzetto veramente fatto a bozzetto, uno scarabocchio a volte,
che mi dà anche l'idea degli ingombri da tenere, poi dopodiché faccio una scansione e la riporto sul computer e con i vari programmi di grafica lo edito in maniera tale da farlo diventare un lavoro in digitale. Quindi con sfumature, il mio pennello diventa il mouse, il mouse automaticamente. E poi stampi direttamente su tela. Una volta chiuso il file si può stampare direttamente su tela o su qualsiasi altro supporto. Quindi... Però ho notato, non perché sia colto, perché lo conosco, quindi c'è che molti tuoi quadri dopo la stampa vengono anche ritoccati a pennello. Alcuni sì, ma per dare quel senso di pittorico che a volte lo rende un pochino più particolare, ma cioè, altrimenti mi piace anche la tela opaca, esattamente come esce dalla stampa. Come esce dalla stampa. Esatto, sì. Nel caso della Gioconda c'è. Nel caso della Gioconda no, non c'è, no. C'è nessun intervento. In alcuni quadri fatti prima mi sono divertito a evidenziare alcuni tratti con i colori, con gli acrilici, anche perché poi la tela sulla quale si va a stampare non è uguale alla tela sulla quale si dipinge. Ah, ecco. È un po', c'è più materiale chimico sopra, per cui i colori prendono difficilmente. Ah, quindi ecco. C'è bisogno di mettere molto, molto, molto colore. A volte si rischia anche di rovinare il lavoro. Ecco, quindi, non lo sapevo questo. Infatti, io ho notato una cosa dei tuoi personaggi. Una parte fondamentale è data dagli occhi. Sì. Perché questa attenzione? Perché lui c'ha gli occhi belli e quando andavamo alle feste guardavamo sempre gli occhi suoi, guardavano. No, sono, e quindi sono privi di pigmentazione, sì, come ha detto il mio oculista. Ma perché i tuoi occhi, quindi. Perché se la sente. Allora, ben vengo se la sente. Chi è? L'oculista. Chi è il fenomeno, il tuo oculista. Vabbè. Questa volta trilla il telefono. Trilla il telefono. Pronto? Pronto? Oh, salve! Buon pomeriggio! Salve anche a voi! Come si chiama? Come si chiama? Ilaria! Da? Da dove? Carmine! Da dove? Da dove? Allora sto spiegando dalle risate! Non abbiamo capito! Sta morendo dalle risate! Sta morendo dalle risate! Perché? Secondo te da dove chiamo? Questa è Ilaria Torre Maggiore. Bravo! Ilaria Torre Maggiore, ma tu? A Natale ti porto le nerole. Ecco. La comitiva. Sì, abbiamo la comitiva. Noi, Ilaria, la signora Ermanna, Maria da Troia, Luigi. Sì, ormai siamo tutti amici. Ilaria, ma perché dici Luigi e fai segni a me, scusa? Perché Luigi è un tuo fan, è un tuo fan. Ilaria, sei una mia fan o una fan di Germana? Per tanto condicio al 50% di tutte e due. Ah, che bella! Ilaria, hai perso. Vabbè. Non è vero. Senti, Ilaria, ma ti piacciono le opere di Michele Grimaldi? Quelle della donna, quelle stilizzate, sono molto belle. Le ho viste anche su alcune borse, a dir la verità. Cioè? Allora, di un'altra artista simile, sì, qualcosa di simile c'è, è vero. Ci sto lavorando anch'io. Simile a chi? Oh, non ho capito. Ma sei tu che hai copiato? Allora, no, aspetta, sentiamola questa cosa. Simile a chi? No, non ha copiato assolutamente. No, ero io che facevo la battuta con Michele, assolutamente. Ah, sì. No, dato che a me piacciono le borse, ho visto le opere e comunque sono simili a una marca che acquista anch'io, solo che non voglio dire il nome della marca per non fare pubblicità. Ma scusate, a lei piacciono le borse? Le borse. Io avevo capito le bocce. No, è venerdì, dobbiamo comprendere, Piero. A me piacciono le bocce. Dove vai a giocare a bocce? Vabbè, no, dopo giochiamo. Assolutamente no, Vabbè. Che cosa? Ilaria. Assolutamente, è la linea che è disturbata. Sì. Ilaria, ma tu non avevi detto che non riuscivi a prendere la linea? E mo proprio mo dovevi prendere la linea? Sì. Il monitor non lo vediamo più, è morto. Sì. Vabbè, comunque. Cioè, ma noi proseguiamo. Colpo sicuro. Ok, allora, fermiamoci tutti. Stop. Ilaria. No. Da chi prendono il nome? Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, cioè le tartarughe ninja. Da quattro chef, da quattro pittori o da quattro imbianchini? Beh, da quattro pittori. Bravi, sì, difficile. Esatto. Pittori, più che altro artisti. Scusa?
più che altro artisti. Pittori. È stato corretto, ha ragione. Sì, sì. Però beh, pittori, perché sennò potevo dire in bianchini. Pittori o artisti? No, no, arti, sono dei pittori artisti. Non è anche un artista, ma non a quel livello. Non a, dipende, dipende. Lui vede l'imbianchino che è biancato a casa mia e a quel livello. Vabbè, comunque là. Sì, digli di sì, digli di sì. Ilaria, comunque sei proprio, come si dice, quando si appizzica all'ande, si dice a Foggia. Stavate, non come dici. Oh, non ti preoccupare, è una cosa da noi, si dice appizzica all'ande. Non la capisco io. Non ti preoccupare, sei molto puntigliosa, brava, complimenti, siamo contenti. Allora, hai vinto! Mezzo panino. Scherziamo, scherziamo, perché Ilaria è stata la nostra ospite alla sfida dei fornelli ed è stata simpaticissima, abbiamo passato una mattinata fantastica insieme e lei ha perso. Lei, Germano. No, dai! No. Devi infierire con questo coltello tu. Ma la prossima volta voglio vedere te alla sfida dei fornelli. Vuoi sfidarmi? Perdi, brava, perdi. Brava, brava. Fidati, perché? Perché io sono un rinomato chef. Però, tra dobbiamo sia cucinare ma anche pulire. Ah, no, pulire? Ah, vedi tu. No. Ti adoro, mia cara, ti adoro ancora di più. Vabbè, allora, diamo spazio alle altre telefonate. Ilaria, hai vinto mezzo chilo di prosciutto cotto, portalo da noi che se famo tu spaghi, va bene? No, facciamo le farfalle con la panna. Va bene, okay, va bene. Che lui non può mangiare. Tutto. La panna vegetale. Ah, è vero. La panna vegetale. Va bene così. Va bene? Ciao, okay, Ilaria, grazie. Okay. Se ciao, non ci fossero sentire, bacio. Auguri. E sensibili in famiglia, voi, così ci affoglio. Ciao. È simpaticissima, Ilaria, sì, è simpaticissima. Ma adoriamo, ormai. Continuiamo a parlare con Michele, che oltre ad essere un artista digitale, è un grafico, è, possiamo dire, grafico. Nasce grafico e cura il nostro magazine, il magazine del Convì, e quindi anche per questo grazie, perché comunque è un prodotto bellissimo che va in giro in tutta la provincia di Foggia in 75.000 copie, quindi grazie a lui, grazie a lui. Pensate un po' a me quando lo leggete. Assolutamente. Oh, a chi ti ispiri? Non quando fai il magazine, ma quando fai un'opera tua. Ma non c'è una ispirazione particolare. Però la donna c'è sempre. La donna c'è sempre. Non mi fare la stessa domanda che mi fece qualche giornalista un po' di tempo fa: perché disegni le donne? Perché, cioè, però le donne ti ispirano, no? Beh, hanno ispirato tanti prima di me. Cioè non beh, allora, se diciamo, non che siamo, allora, diciamo che sono le donne che ispirano. Sono le donne è difficile che ispirano, un uomo, cioè, ispiri un artista. Lui ha disegnato. Vabbè, si lascia, ha disegnato anche, niente, anche degli uomini, ha disegnato, no? È vero. Sì, però sempre in secondo piano, sì, sbaglio, almeno nelle opere che abbiamo visto. Piano, sì, dai, infatti il suo quadro non si chiamava Adamo ed Eva, si chiamava Eva e un altro, è vero. Eva è quel tizio. Sì, è vero. Però a cosa ti ispiri? Cioè, la tua fonte di ispirazione, soprattutto quando ti viene l'ispirazione, dove ti trovi? Cioè, in mezzo alla natura magari ti viene l'ispirazione, in mezzo al traffico. Allora, sicuramente se uno resta chiuso in casa a fissare un monitor, comunque non ne verrà mai fuori nulla. Certo. Quindi l'ideale è sempre prendersi un po' di tempo, anche per la salute, per uscire, guardare gente, oppure anche per farsi una bella passeggiata in santa pace. Poi a me piace moltissimo il genere fantasy, fantastico, per cui diciamo film tipo Il Signore degli Anelli o questo genere qua, queste letture qua mi piacciono molto. Ho capito. E a noi piace telefonata. Ascoltare questo pronto. Suono, questo trillo simpatico che è quello del telefono. Il pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì. 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 Ci siamo. Salve, come si chiama? Emilio. Sì. Benissimo, benissimo. Emilio, da Foggia? Sì, da Foggia. Sono il papà di Luigi. Ah, il suocero praticamente. Ah, no, il papà. Il papà. Ma anche lei è un estimatore di Germana? Come? Sì. Anche lei? Sì, ha detto di sì, basta. Allora, Germana, fai la domanda, vai. Grazie, mitico. Allora, io mi sono un po' persa qui. Dunque, attenzione. Da dove proveniva Raffaello? Da Carapelle? Da Urbino o da Trento? Da Urbino. Bravissimo. Ha detto da Urbino. Non ho detto Raffaello Sanzio da Urbino. Bravissimo, bravissimo signor. Ma anche voi siete molto bravi. Grazie. Emilio, io somiglio un pochino al David
di Michelangelo, no? Come vi ho visto per televisione qua, ho detto sono dei bravi ragazzi, dei bravissimi giovani, sanno dialogare, sanno stare a contatto con il pubblico. Grazie, sono mille, contento. Un bel complimento. La nostra soddisfazione è questa, è questa. Sono stato più di 50 anni a contatto con un pubblico. Grazie, grazie. La vostra soddisfazione è la nostra felicità. È vero. Ecco, come faceva Lino Banfi. Grazie mille. Oh, siamo, grazie, siamo mille, contenti. Gentilissimo. Siamo contentissimi, siamo contentissimi anche che lei abbia vinto mezzo chilo di prosciutto cotto di alta qualità Ferrarini, che può ritirare già da domani al Convì di via Mastelloni, va bene? Al Convì vicino a via Mastelloni? Via Mastelloni, sì. Vicino all'Assori, alla piscina dell'Assori. È morto. È svenuto per la contentezza. Comunque grazie al signor padre di Luigi, di cui non ricordo il nome. Emilio, il papà, Luigi. Il grazie figlio. Emilio, e grazie anche a Luigi. Luigi torna a chiamarci perché Germana vuole farti la domanda. Oh, è vero. Che peccato ho fatto in qualche vita precedente, ma che ne so. Ci ho fatto del male. No. Ci siamo incontrati in una vita precedente. Ma sì, quando io ero una rana e tu eri una mosca, mi sembra. E che cosa ho fatto? Ti ho mangiato. Poi ti sei allora... passata a miglior vita. Sì, va bene. È vero. A proposito di rana, mosca, vero? Ruscelli. Guarda, un'opera su questa storiella di Piero Rana. La rana Piero. Di no, sì. Rana rupta et boss. Allora, visto che parliamo di rana, di... Però non puoi negare che la natura sia una tua grande ispiratrice. Sicuramente, ecco. Sicuramente. Vabbè, fa parte anche di tutti gli elementi legati al fantastico, quindi certo. Anche nelle favole c'è tantissima natura, dal coniglio alla rana... Alla rossicino... Sì. Tu poi, no, vabbè, come distruggere? La principessa del ranocchio, i boschi, i cigni, cioè, ci sono tante, la natura... Fa tutto, è importante, anche perché è brutto disegnare un palazzo, diciamo. È vero, sì, disegnare un palazzo è grigio, sono brutti, quei palazzi nostri. Io personalmente detesto i panorami. No, prego. Fanno parlare. Un secondo, prego. Devi sapere, detesto i panorami e i paesaggi, c'è mia madre che da anni... mi chiede di disegnarle dei girasoli. E disegno perché no? È natura. È una fortuna. Panorami, no, è una cosa che non ce la faccio. Non ce la faccio. E mettici una bella donna, ecco, in mezzo ai girasoli. Vediamo così. Fai così, un campo di girasoli, una bella fornacella con un coniglio e andiamo tutti bene. No, dai. No, ti prego, non fare una cosa del genere. Rispondiamo al telefono, va. Contro i vegan, lascia stare. Pronto? Pronto? Salve! Buon pomeriggio. Salve. Come si chiama? Come si chiama? Paolo. Paolo? Paolo. Sì, da dove? Da Troia. Da Troia. Oggi è il primo da Troia, complimenti. Benvenuto. Allora. Non abbiamo... Ci perdo... Ho detto c'è sempre la prima volta, insomma. C'è sempre la prima volta. Sicuramente. È la prima volta che ci chiama, signor Paolo? No, ho già chiamato qualche altra volta. Benissimo. Allora, vediamo, ci risponda... facilmente a questa domanda: dove si trova il David di Michelangelo? A Firenze, a Lucca o a Riace? A Firenze. Bravissimo. Grazie. A Firenze, in realtà quello che si trova lì davanti agli Uffizi è una copia, perché quello vero si trova all'interno. Sì. Complimenti, lei ha vinto mezzo chilo di prosciutto cotto di alta qualità Ferrarini, complimenti. Grazie. Buona giornata. A risentirci. Salve. Anche a voi. Grazie. Molto bronzo di Riace ti vedo, tu che prima hai detto sono... vero? Sembra un bronzo che di Riace. Dici? Sì. Per rimanere in tema di arte. Senza cambiare le uno sbronzo di Riace, sembro io, più che altro. Sì. Un ranzino di Riace. Lo so. Che vogliamo fare? Tu però, Michele, hai esposto a Roma, hai esposto a San Severo e a Foggia. E a Foggia ci sto lavorando. Eccola. Ho preso da un po' di tempo con due amici un locale che si trova proprio... a via Micangelo Ricci, si chiama Artsolute, praticamente è uno studio dove ci siamo inseriti io come grafico, poi c'è Fiorenzo Capuano che è un fotografo, che salutiamo, è un bravissimo fotografo, e poi c'è un altro amico che si chiama Massimo Tomasone che si occupa di stampa, che salutiamo. Quindi abbiamo fatto questo studio associato per insomma andare incontro un po' a tutte le esigenze. E quindi tu esponi anche lì, abbiamo visto le immagini. Sì, quindi... io praticamente non ho lo studio di progettazione, perché ce l'ho da un'altra parte, lì
ho approfittato di questa stanza per poter fare una mia mini galleria, anche perché c'è gente che viene spesso a vedere i quadri, i lavori, le stampe, e quindi insomma sapere che c'è un punto dove poterle vedere. Quindi un normale passante può entrare e può vedere i tuoi quadri. Quindi si trova di fronte accanto a Maria Grazia Barone, no? Sì, guardando Maria Grazia Barone sulla destra. Per andare. Sì, sì, è vero. Mettete due segnali. Qui si trova. Cioè, importante. Lo faremo. Vabbè. E quindi penso di realizzare una piccola mostra lì. Quindi. Però tu hai fatto anche una cosa in Abruzzo, anzi stai facendo una cosa in Abruzzo, perché parte io leggo, parte domani, visto come sono preparato, ma ha detto Lucio. Vabbè. Oh, perché leggiamo il gruppo FAI, come sapete il Fondo per l'Ambiente Italiano, mm-hmm. Giovani di Teramo, ha scelto la città di Pineto per fare gli auguri di Natale, presentando un evento dedicato all'arte digitale. A Villa Filiani sarà esposta un'antologia di 10 opere del digital artist Michele Grimaldi in arte Grimm, scelte tra progetti dedicati al mondo delle fiabe e a temi di valore etico ed ambientale. Quindi l'Abruzzo, diciamo che è stata questa il filone sempre natura, ambiente, che diciamo ha veicolato questa mostra, mi ha portato a fare. È bellissima questa, cosa. No, infatti sono stato molto contento quando mi hanno contattato, perché sai, quelle cose che tu un po' all'improvviso, no? Non ti aspetti. Esiste l'essere contattati. Mi fa piacere avere questo riconoscimento, per cui andrò domani con grande piacere, farò questa esibizione, perché poi ci sarà anche un momento in cui mi esibirò col computer. Cioè, quindi farai vedere dal vivo come nasce una tua opera. Bellissima cosa. Sì. Ma poi lui è di una velocità col computer. Ultima telefonata. E chiudiamo. Va bene, gentilissimo. Oggi è garbato. Sì, ragazzo. Sì. Pronto? Fare così. Pronto? La voce mi è familiare. Ma tu come fai a prendere sempre la linea? Cioè, prende sempre la linea. Viviana da Troia, vero? Ormai c'è anche i bambini che ridono. Ci irridono, avrebbe detto un amico. Ne ho due, ma valgono per 22. Ma come si chiamano i tuoi bambini, Viviana? Allora, aspetta un attimo, Piero, aspetta. Siamo qui. Si stanno uccidendo i bambini. Francesco? Giuseppe! Ciao, Francesco e Giuseppe! Ciao! Francesco e Giuseppe! Battete le mani, fate un applauso a mamma, eh? Perché deve rispondere. Allora, Viviana, suggerite, sei tornata a mamma, o ti hanno legato alla sedia? Viviana? Viviana, scusami, Piero. Sì. È tornata. Allora, Viviana, ovviamente da Troia. Quali erano le domande? Quale di questi artisti è un impressionista? Monet, Tonio Sepa o Renzi? Non ce la posso fare. Aspetta, Piero, perdona, io non ho capito niente. Viviana, ti prego. Di Monet, non ti preoccupare, poi chiudiamo. Allora, quale di questi artisti è un impressionista? Monet, Tonio Sepa o Renzi? Tonio Sepa. Viviana, ci sei? È morta Viviana. Viviana! Stai cercando su internet. No. Pronto? Viviana? Ripeti? Devi ripetere la domanda. Ripetiamo. Viviana. Quale di questi artisti è un impressionista? Monet, Tonio Sepa o Renzi? Niente. Tonio Sepa? No! Viviana, Tonio Sepa ti ringrazierà. È un giornalista foggiano. Ci dispiace, vabbè, era distratta dai bambini. Sì, infatti. Viviana, ritenta la prossima volta, mi dispiace. Ciao. Ciao Viviana, un bacio. Ciao, un bacio ai bambini. Quella è colpa del brontolosauro, però. No, immagino Antonio Sepa che faceva le ninfee, però, eh. Vabbè. No, ma c'erano i bambini che la insidiavano. Sì, infatti. Tonio ha fatto un'opera, si chiama La Sigaretta.
Sì, la sigaretta, le sigarette di Tonio Sepa, le famose sigarette di Tonio Sepa. Vabbè, Viviana, ai 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 ai, mi sei caduta sul Monet. Vabbè, vabbè, lo so. Allora noi dobbiamo chiudere perché sì. Sennò il maledetto bisonte qua sopra ci picchia. Ci dà, ricordiamo, ci dice le parole. Ricordiamo che non dovete cambiare canale perché subito dopo c'è Manuela Mazzotta con i gusti giusti insieme agli chef dell'Istituto Einaudi di Foggia che vi insegnerà oggi una ricetta fantastica, fantastica. Subito, arriva. Ringraziamo Michele Grimaldi. Michele Grimaldi, il tuo sito è www.grimart.it. Contattatelo, andate a vedere i suoi quadri a fianco a Maria Grazia Barone, via Michelangelo Ricci. Non mi ricordavo il nome, però Maria Grazia Barone te lo ricordavi. Maria Grazia Barone me lo ricordavo. Bene, noi ci vediamo lunedì. Ora i gusti giusti. Grazie Germano, grazie Michele, grazie a tutti e anche soprattutto a Tonio Sepa. Buon weekend, arrivederci. A Tonio.